Quattro ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Location. C'è troppa roba. Il tovagliato, se può vedere. Menù. Pesto da 10. Non altro da dire. Io questo non lo do manco al cane. Servizio. Mio padre ha detto che qui non c'è la panna, quindi non c'è la panna, hai capito? Conto. Non è veritiero. Due secondi piatti non l'ha scritti proprio. Un voto da assegnare da 0 a 10. Da questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Non arrivo. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo così, ti metto lo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. Quattro ristoranti, parte la sfida. Sono arrivato nei luoghi considerati l'eccellenza italiana della gastronomia, le Langhe e il Roero. Circondati da colline ricoperte di vigneti, piccoli borghi e campi di nocciole. Qui i nomi delle località profumano di vino. Barolo, Barbaresco, Roero. Poi c'è il tartufo bianco d'Alba, la salsiccia di Bra, la Fassona, una tradizione secolare che ha dato vita ad alcuni dei migliori ristoranti al mondo. Ma chi porterà avanti questa tradizione? La nuova generazione di ristoratori sarà all'altezza? Io sono qui per scoprirlo, perché quattro giovani ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante Under 30 di Langhe e Roero. Ristoranti, ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. La prima giovane sfidante ha 28 anni, si chiama Marta, è molto competitiva e pensa che il suo ristorante rappresenti benissimo il territorio. Sono Marta, ho 28 anni e sono la proprietaria del ristorante Museum. Sono puntigliosa, controllo e ricontrollo, supervisiono mille volte. Mi raccomando il coniglio che sia morbido. In cucina c'è Vito, il mio compagno, e un altro ragazzo che lo aiuta. La nostra cucina cerca di utilizzare prodotti del territorio, ma cerchiamo anche di dare delle proposte più innovative, ispirandoci anche magari a qualche piatto più esotico. In più, rispetto agli altri, ho i resti romani nel locale. Non è da tutti avere un pezzo del decumano oppure un intero pezzo dell'acquedotto. Ci chiamiamo Museum proprio per questo. Vincerò perché mi fido ciecamente di Vito e so che la sua cucina è la migliore. Ciao Marta! Ciao! Come stai? Sei pronta? Bene, prontissima. Prima di salire a bordo, qui vi chiamate Langhetti o Langaroli? Meglio Langaroli. Andiamo! Grazie. Marta, ti definisci una degna rappresentante della nuova generazione? Sì, perché cerchiamo di unire quella che è la tradizione langarola a un'innovazione in quella che è la ricetta o anche soltanto nell'impiattamento. Adesso andiamo a conoscere Simone. Lui al contrario pensa che le mode vadano lasciate all'abbigliamento. Ha solo 23 anni e per lui la tradizione in cucina è intoccabile. Sono Simone, ho 23 anni e sono il cuoco e proprietario dell'Osteria Il Cortile. Siamo sulla punta di una collina, abbiamo la vista su tutta la Langa del Barolo. Noi proponiamo una cucina tradizionale strettamente legata al territorio. Il piatto forte sono sicuramente i plin, che le prepariamo tutti i giorni a mano. Se è più grosso di un mignolo non è un plin. E poi le carni, dalla battuta al coltello alla guancia stracotta nel Barolo. Vincerò perché qua si mangia la vera cucina di Langa. Ciao giovane di belle speranze, tu sei un langarolo doc. Un langhetti. A bordo langhetti. Langarolo, langhetti.
Simone, tu proponi un menù esclusivamente del territorio, vero? Sì, sono convinto che la tradizione sia la cosa più importante che c'è in questo territorio e non innovazione. Ora andiamo a conoscere Silvia, che ci porta un altro pezzetto del territorio, quello del Roero. Sono Silvia, ho 29 anni, sono la proprietaria di Osteria La Pimpinella, ci troviamo a Bra. Io, insieme a mio marito Manuel, che è lo chef di questo ristorante, cerchiamo di proporre una cucina che fonda le sue basi nella tradizione. Non ci neghiamo però qualcosa di nuovo e un po' diverso. La giovane età secondo me può essere un valore aggiunto perché possiamo avere uno sguardo un pochino magari critico verso le ricette tradizionali e la loro esecuzione e provare senza stravolgerle a migliorarle un po' o a renderle un po' più attuali. Vincerò perché ce lo meritiamo. Kiss. Ciao Silvia. Ciao. Tu sei una roerina, giusto? Roerina di Bra. Doc. Allora sali a bordo. Grazie. Ciao. Ciao. Giovani ristoratori. C'è competizione in cucina tra langhe e roero? C'è competizione tra langhe e roero in generale, secondo me. Silvia, la tua cucina che stile ha? Noi abbiamo una base assolutamente tradizionale. Non vogliamo però precluderci nulla. Cerchiamo un po' di innovare nel pieno rispetto di quello che ci hanno tramandato. Sarà una bella sfida. Adesso andiamo da Claudio, uno chef inseparabile dalla mamma. Sono Claudio, il titolare dell'Eremo della Gasprina, ho 27 anni. Io sono lo chef, gestisco questo ristorante con quella santa di mia mamma, è la persona più importante della mia vita, mi aiuta, mi sgrida. Non è assolutissimamente vero, perché in cucina è lui che decide. La mamma da loco! Faccio una cucina classica, tradizionale piemontese, con tutti i piatti che mia nonna mi ha sempre insegnato quando ero bambino, avevo 3-4 anni. Vincerò perché sono il numero uno. L'importante è partecipare, fare la tua figura. Però se vinco non è niente male. Oh, beh. Tra le vigne delle Langhe si trova il primo ristorante della sfida tutta under 30 di Langhe e Roero e l'eremo della Gasprina di Claudio. Ristoratori, eccoci qua. Siamo al nostro primo ristorante. Eremo della Gasprina. Da fuori sembra un po' meno un ristorante, un po' più una casa. L'insegna non è così visibile da fuori. L'arrivo in questo posto, com'è, accogliente? Molto. Sembra quasi che uno debba entrare a casa di qualcuno e sentirsi poi coccolato. Ciao Claudio, come stai? Diciamo, questa è l'idea che mi sono fatta arrivando. Giovani ristoratori, io sto cercando il miglior ristorante under 30 di Langhe e Roero. Vi ricordo che alla fine di ogni cena dovrete dare il vostro voto da 0 a 10 per le quattro categorie: location, menu, servizio e infine il conte. In più ci sarà un bonus di 5 punti che io darò a uno di voi dopo avervi valutato su una specialità del territorio, il vitello tonnato. Vi ricordo che è una sfida e in palio ci sono 5.000 euro da investire nelle vostre attività. Quindi adesso a voi l'ispezione nel ristorante di Claudio e io e te andiamo a vedere le cucine. Grazie. Beh, siamo in un posto meraviglioso. La veranda di per sé è stupenda, per la vista invidiabile. Le sedie non sono il mio genere, le avrei forse coperte. Un cuscino, un coprisedie, ecco, sarebbe stato forse un po' più di gusto. Eccoci qua. Qual è la caratteristica della tua cucina? La freschezza del prodotto e la tipicità. Un esempio di un piatto? È il vitello tonnato. Sai che il vitello tonnato è oggetto di bonus. Raccontami un po' come lo fai. La salsa è un'emulsione di uova sode, non è una maionese normale. Capre acciughe tonno classico, cotto in forno a 65 gradi al cuore. Sì, è più granulosa, corposa, non è liscia e omogenea, però è una versione assolutamente. Forse le tovaglie rosse così damascate non... Questo colore anni 80, la fantasia, anche il coprimacchia sopra, bianco anch'esso in fantasia, un po' troppo, ecco. Centro tavola. La cosa che mi fa più orrore sono i centri di tavola. Non mi dà quella sensazione di giovane, fresco, moderno. Mi fai vedere dove ci sono i prodotti gelo? Eccoci qua dalla cella. Ecco, queste... non vanno lasciate dentro al ferro le acciughe. Queste semmai sottovuoto, eh? Sono stato disattento a non controllare il lavoro degli altri ragazzi che lavorano con me. Claudio, mi siedo a tavola, voglio certo assaggiare la tua cucina. Ricordati che è una sfida. Quindi massimo impegno.
Il tovagliato damascato e i centri tavola non sono piaciuti ai ristoratori. Ora è il momento di provare la cucina dell'eremo della Gasparina di Claudio. Eccoci, benvenuti a tavola. Claudio, eccoci qua. Le carte alle grazie signore mille. Prego. E ai signori. Grazie. Prego. Ed ecco lei. Grazie mille. Marta. La forma del menù non mi fa impazzire. Io ho fatto la tesina, era più o meno. Sì, sembra un po'. Avrei preferito qualcosa di un pochino più raffinato, di elegante, di ricercato, di curato. Signori, volevo presentarvi colei che mi sgrida, mi incita, mi aiuta tantissimo, mia mamma. E colei. Sì, piacere. Come se la cava il ragazzo, signora? Non posso dire egregiamente, diciamo abbastanza bene, ecco. Perché se no egregiamente lui si appiattisce. Si adaccia, forse. La mamma mi è sembrata un pochino un generale, però simpatica. Bene, ditemi tutto. Silvia. Per me i tortelli verdi, per favore, e a seguire il baccalà fritto. Per me allora il vitello tonnato e l'anatra. Il risotto e il brasato del nebbiolo. Taglierina 30 tuorli e lo scamone. Perfetto. Gira bene quella forchettina. Adesso non montarti la testa perché ti ho presentato a tutti, eh? Mi raccomando, non andare a stressargli troppo la vita come fai con me. Ravioli verdi ripieni di caprino, il burretino e nocciola. E per la signora del vitello tonnato con la nostra salsa all'antica. Un risotto mantecato al gorgonzola e caramello. E per lei dei tagliarini al 30 tuorli al ragù di salsiccia. Grazie. Buon appetito. Grazie a tutti. Marta, voglio iniziare dal vitello tonnato visto che è soggetto al bonus. Diciamo che è molto semplice come impiattamento. Di solito rimane leggermente più rosa al cuore e questo invece era monocolore, uniforme. Dai, ho rigliato. E il vitello tonnato non era proprio così rosa. Non è rosa perché è cotto a 65 gradi, quindi non farà mai il sangue, ma per fortuna. No, certo. Simone. Risotto, cottura perfetta, al dente, mantecato bene e c'è anche un giusto equilibrio tra la gorgonzola e quella dolcezza del caramello. I tortelli, la pasta non è male, anzi. Il burro l'ho trovato un pochino liquido, come se fosse stato troppo caldo nel momento in cui è stata saltata la pasta, quindi non era più cremosa. Simone. Non è il vitello tonnato che sono abituato a mangiare di solito. Un piatto che io non ho capito. La salsa sarà quella all'antica, ma io preferisco la versione più attuale. Ci sta che può essere una versione di Claudio. Andiamo, dai. Signori, vi serviamo il secondo, una coscia d'anatra con una salsa all'albicocche baccalà fritto con crema di zucchine, il brasato al nebbiolo e per lei uno scamone dorato al pane e timo. Grazie. Tra tutte e due pettegole come siete, possibile che non avete ancora origliato niente? Simone. La carne del brasato è tenera, la salsa di cottura è buona, secondo me è... Fecola? Fecola. L'amido di mais per restringere una salsa non lo userei mai. Marta. L'anatra era più un arrosto, però c'era l'acidità della salsa delle albicocche che con la carne grassa dell'anatra si sposavano bene. Baccalà è molto morbido all'interno, la crosticina fuori c'è, è croccante come deve essere un fritto. Era un po' troppo gustoso, un po' avanti di sale. Marta. Non è il massimo. Baccalà fritto era salatissimo. E la crema di zucchine verdi scure non mi è piaciuta per niente. Odio le zucchine scure. Ristoratori, vado un attimo in cucina, voglio capire un po' il baccalà se è dissalato bene. Un po' di informazione. Chef, una curiosità. Certo. Baccalà, l'hai dissalato tu? No, me l'hanno già consegnato dissalato. L'hai assaggiato? No. Leggermente saporito. Al limite del saporito. De gustibus. Un cuoco dovrebbe assaggiare i prodotti che cucina prima di servirli per capire la materia prima, se è salata, se non è salata. E inoltre, de gustibus. A un cliente non si dice. Si vede l'esuberanza della gioventù. Ma Claudio... È arrivato all'improvviso e mi è scappato di dire. Quello che non dovevi fare. Vabbè. La mamma mi ha fatto una testa impressionante. Non devi rispondere. È come se fossi un bambino delle elementari. Mi dai un bacio e mi tiro uno schiaffo? Eh? Non piangere, ti prego. Ti ho fregata. Quanto manca per i dolci?
signori, bunette della tradizione, cremino alla panna, tiramisù. Grazie. E tortino di nocciola. Prego. Ristoratore, assaggiamo. Sono distrutto. Fisicamente, psicologicamente, mille coperti, forse tribulavo meno a farli. Marta. Cremino alla panna molto cremoso e di gusto ottimo. Dolci buoni, semplici, anche quelli tradizionali, però buoni. Noi abbiamo già vinto. Tra i primi quattro, guarda. I primi quattro. Secondo voi quanto abbiamo speso qui da Claudio oggi? 135. 125. 125. 140. 140. 133. Silvia? Secondo me va bene. Secondo me è giusto. Sì? Sì, è giusto. Bene, adesso è il momento di dare i vostri voti da 0 a 10 per le quattro categorie. Location, menu, servizio e infine il conto, il rapporto qualità-prezzo. Vado a prendere i taccuini. La location ha dato 6 perché la vista è mozzafiato, ma la mise en place non mi è piaciuta per nulla. Al menù ho dato 5 perché se parliamo di ristoratori under 30, di una ventata di freschezza in questo posto bellissimo, l'ho trovato un po' vecchiotto. Servizio ho dato 6 perché è stato un servizio discreto, quasi inesistente. Al conto ho dato 6 perché abbiamo pagato troppo per la qualità del cibo mangiato. Immerso tra le vigne e lontano dal traffico del centro, il ristorante Eramo ha una vista incredibile, un po' indebolita dal menù, che tende al turistico. Claudio, hai tutte le carte in regola per osare di più. Eremo della Gasparina totalizza 70 punti. La vista mozzafiato ha colpito nel segno. Qualche punto in meno invece per la cucina, in particolare il vitello tonnato, su cui i ristoratori si giocano il bonus di 5 punti assegnato da Alessandro. Dalle colline e dai vigneti, la sfida dei ristoratori under 30 di Langhe e Roero si sposta a Bra, centro ricco di storia nel Roero. È il momento dell'osteria La Pimpinella di Silvia. Ristoratori, eccoci qua di fronte al nostro secondo ristorante, La Pimpinella Osteria. Dove siamo? Marta. Siamo a Bra, siamo vicini al centro, ma non in centro. La via non è delle più belle, anche da fuori secondo me non è così tanto valorizzato. Se non guardi l'insegna non te ne accorgi neanche del posto. Buonasera. Silvia. Buonasera e benvenuta all'Osteria La Pimpinella. Come ciao. Vi ricordo la nostra sfida alla ricerca del miglior ristorante under 30. A voi ristoratori, l'ispezione. Io e te andiamo a vedere le cucine. L'ambiente è molto pulito, elegante, quasi asettico. Sembra quasi che non ci si sieda mai nessuno. Io avrei azzardato magari un qualcosa di un po' più vivace, non mi piace. Il tuo regno? Non proprio il mio, quello di mio marito Manuel, però anche un pochino mio. Cucina lui? Io aiuto, cerco di imparare, faccio il possibile per. Però insomma lui ha le redini di tutto. Nella Pimpinella cosa si mangia? Si mangia un po' di tradizione, un po' di qualcosa di nuovo, cercando sempre di dare una materia prima di qualità. Di qualità. Quello è importantissimo. I tavoli sono veramente molto grandi e sembrano quasi sprecati per due coperti. C'erano degli immensi spazi vuoti che potevano essere ricolmati da dei fiorellini. Due o tre. Il vitello tonnato, come la fate? Tonno, acciughe e capperi. Fine. Fine. Senza neanche l'uovo, che proponiamo al momento del servizio sotto forma di tuorlo mimosa. Tuorlo sbriciolato. Esatto. L'ingrediente segreto della mia salsa tonnata è l'amore. Silvia, vado ad assaggiare la tua cucina. A dopo. A dopo. Nell'osteria alla Pimpinella i ristoratori sono rimasti abbagliati dal bianco, per loro troppo bianco. Riuscirà Silvia a scaldare l'ambiente e a convincere i ristoratori con la sua cucina? Ragazzi, eccomi qua. Buonasera e benvenuti. Silvia, eccoci qua, siamo pronti. Vi lascio il menù, prego. Grazie tante. Che offerta ha Silvia sul suo menù? Che genere di cucina viene offerta? Simone? Non accetto così tanto il fatto di trovare prodotti di così svariate regioni, troppo poco tradizionale, troppo poco del luogo. Sei integralista su questo? Sì. Vado a prendere l'ordine. Siete già pronti? Siamo prontissimi. Provare? Per me per favore la lasagnetta. Sì. E a seguire la lingua. Per me è wok di tagliarin. Sì. E la guancia di vitello. Io vado sul tradizionale, il vitello tonnato e i plin al tovagliolo. Quindi nessuno assaggia le crude di Bra. Siamo a Bra? Le prendo io. Poi a me la quaglia piace assai. Benissimo, grazie. Allora abbiamo lasagnetta, wok, rotonda e crude. Penso che si aspettino magari una tradizione fatta bene con qualcosa di nuovo. Allora bisogna far bella figura. Tengo duro. Vai, vai.
Eccoci. Grazie. La lasagnetta, le crude di Bra. Grazie. Il wok di Tajarin e la rotonda per sé. Grazie mille. Buon inizio a voi. Grazie mille. Beh, qui abbiamo l'oggetto del bonus. Presentato molto simile a come lo presentiamo noi. Mi piace l'idea che ogni fetta sia a sé e sì, non una cosa unica. Devi assaggiare e vedere com'è. Vai in sala, guarda tutto bene a posto. Iniziamo dal vitello tonnato. Cottura del girello, perfetta. La salsa la preferisco comunque sempre più delicata, con meno presenza di tonno. Non è la vera salsa del vitello tonnato, è troppo densa e troppo saporita. Ragazzi, sentire le cose sulla salsa tonnata, che a Simone piace con poco sentore di tonno. Dille a Simone che se vuole viene a dirmelo in cucina. Il tagliolino esalta molto il gusto della carne. Più che una lasagnetta mi ricorda una crespella barra crepe. Le verdure sono croccanti. Forse le avrei preferite saltate in padella più che semplicemente bollite. Però nel complesso è buona, anche il ripieno. Marta, vitello tonnato. La salsa è molto sapida. Non capisco se è per via dell'acciuga o per via dei capperi. Di per sé comunque la carne era morbida, buona, ma lo preferisco quando è più rosa al centro e un pochino più cotto all'esterno. Simone. Io questo piatto non l'ho capito. È una fusion giappo. Ecco, ma se io mi chiamo Osteria e sono in Langa, devo proporre quelli che sono i nostri piatti tradizionali. Simone non capisce il tagliarin. C'è poco da capire per quel tagliarin, basta semplicemente apprezzare un po' la cucina cinese barra giapponese e, si capisce il piatto. Il piatto ti piace o non ti piace, non è che devi capirlo. Bisogna trovare qualche critica, quella lì era la critica, ci sta, ci mancherebbe. Pensa subito ai plin. Allora via con la seconda uscita qua dai ristoratori, per favore. Sì, subito. La lingua. Grazie. La guancia, plin al tovagliolo e quaglia, riduzione di peperoni. Fantastico. A voi. Va bene. Qui abbiamo una tradizione delle nonne locali. Le nonne mettevano il plin dentro il tovagliolo e poi le mandavano a scuola e poi aprivano il tovagliolo e... I ragazzi mangiavano. Guancia di vitello. La trovo molto morbida, ma con poco gusto. Non ha un gusto molto deciso. Poca salsa, di conseguenza si perdeva parecchio. La lingua mi piace molto. È tenera, morbida, sapore perfetto. Plin al tovagliolo. I plin non sono plin. La pasta è molto spessa, deve essere grosso come un mignolo. Questo è un raviolone, non è il vero plin. Se io faccio un piatto tradizionale lo devo tenere tradizionale, non stravolgere. Se no era inutile metterlo in un tovagliolo. Critica sul plin? Sì. Vai. Non è un vero plin perché ha la pasta troppo spessa. Plin è per il pizzico, non è per la grandezza e la forma, quindi bisogna saperle le cose prima di parlare. Non sono plin, concordo perfettamente con Simone perché sono enormi, sono belli grassi. Non capisco la critica. Vorrei vedere loro dato che sono così bravi. Pasta spessa, pasta sottile. Insomma, lì sono tante ricette, tanti modi, ognuno ha la sua. Per noi sono perfetti. Squaglia, molto saporita e molto tenera. Peccato quella salsina rossa che non c'entrava niente, era amarissima. La guancia è un piatto che secondo me va fatto cuocere molto e va presentato con tutta la sua salsa di cottura. Questa è proprio asciutta. La guancia asciutta. Uno tira anche un po' l'acqua al suo mulino. Certo. Perché sennò se dicessero che è tutto bello e buono, sarebbe troppo facile. Ci sono rimasta male. Oggettivamente, a parere mio, non era asciutta. Quindi forse un po' di strategia. Ristoratori, è il momento di assaggiare i dolci. Crème brûlée, panna cotta, qui abbiamo la mille foglie, torta al cioccolato e gelato alla vaniglia. L'occhio sul dolce vuole sempre la sua parte, cosa ne pensate? Mi piace questo tripudio di frutta della crème brûlée. Vorrei sapere se adesso Simone si lamenterà anche di qualcosa dei dolci. Dolce, così secondo me sì. Facciamo 3 su 3. Simone. Torta al cioccolato buona, non è asciutta, è molto morbida. Piaciuta. Buona. Io sono proprio curiosa dei miei ragazzi. Facciamo un abbraccio tutti insieme, dai. Anche io. Signori, siamo arrivati alla fine del nostro pasto. Quanto abbiamo speso qui alla Pimpinella da Silvia, secondo voi? 165. 170. Anch'io 170. 170. 156. Pensavo di più. Anch'io. Prendo i taccuini? Va bene. Alla location ho dato 5 perché secondo me è troppo poca personalità. Menù ho dato 6 perché comunque le proposte innovative ci sono, quindi secondo me è un bel menù nel complesso.
Servizio dato 6 perché è stato un servizio tutto sommato corretto, ben fatto. Al conto ho dato 5 perché è troppo basso rispetto a quello che offrono. Siamo nel cuore del Roero. La proposta di Silvia è un misto tra fusion, tradizione ed estetica. Il vitello tonnato è in linea con il ristorante. Servito in modo più moderno, sarà da bonus. Rapporto qualità-prezzo da 9. Tradizione e innovazione. È questo il tema più caldo durante la cena nell'Osteria alla Pimpinella. Al momento seconda in classifica con 62 punti. La sfida tra i ristoratori si sposta di nuovo in campagna, tra le vigne delle Langhe. Ora tocca a Simone presentare il suo ristorante, l'Osteria Il Cortile. Ristoratori, eccoci qua. Siamo di fronte all'Osteria Il Cortile, dove lavora Simone. Ingresso, che aspetto ha? La passeggiata, le scalinate sotto l'uva, molto carina. Marta, ti convince tutto? Sì, quello che vedi qua davanti? Sì, mi convince tutto. Se proprio devo trovare qualcosa che stona, magari quel tavolino lilla non mi fa impazzire, però è meraviglioso. Sono d'accordo, accogliente, fa venire voglia di entrare, si intravedono i tavoli nella veranda, bello. Ciao, ciao. Benvenuti. Simone, ciao Ale. In alta tenuta, in alta divisa, sì. Blu elettrico. Blu elettrico, A voi, l'ispezione nella sala e io ti andiamo a vedere le cucine. Benissimo. La vetrata è bellissima. Non si può dire che la vista non sia mozzafiato perché uno entra e rimane praticamente estasiato. Tanti colori. Comunque. Tante cose in generale, forse troppe. Il centrotavola colorato, le sedie di colori differenti, quadri piuttosto che scritte. Eccoci qua, il tuo regno. Sì. Racconta, il piatto forte tuo qual è? Linee tagliarini, la guancia, tutti i piatti legati al territorio, oh, quello è il coniglio. Meraviglioso. C'è un bel profumo. E il vitello tonnato dov'è? Simone, la salsa come la fai? Maionese, tonno, cappa e acciughe. La nostra è la salsa tonnata più classica che c'è. Io penso che gli sia piaciuta. Io la cristaliera non sono amante di tutti i bicchieri in vista, l'avrei messa in qualche angolino. Secondo me stona in tutto il contesto. Forse avrei evitato il pianoforte, non lo trovo adeguato per un ristorante. Brasato? Quella è la guancia. Qualche etichetta bisognerebbe metterla, Simone? Sì. Vero? Sì, qualcosa. Qualche cosina sì. Ogni tanto ce la dimentichiamo. Simone, vado a tavola. Buon lavoro. Grazie. I ristoratori sono rimasti a bocca aperta per la vista mozzafiato dell'Osteria Il Cortile. E ora si preparano ad assaggiare la cucina di Simone, che promette di stupirli con piatti legati al territorio. Ristoratori, pronti ad assaggiare la cucina di Simone? Pronti, pronti. Oggi abbiamo anche il Roero presente, quindi mi raccomando. Penso che stasera ci va giù pesante, perché io ieri sono stato... Mi hai fatto il bastardo? No, ho fatto il bastardo, però sono stato puntiglioso. Silvia, cosa ti aspetti? Io ho già mangiato da lui. Ah, sì? Sì, nell'altro ristorante, dove faceva tradizione. Visto questo locale che è un po' più accattivante, mi aspetto di trovare le stesse sensazioni nei piatti. Lo temi come rivale? No. Buonasera. Eccolo qua, Simone. Benvenuti. Buonasera. Nervoso? No, quando sono nel mio... Quando sei nel tuo sito, tranquillo. Ogni tanto sono tranquillo. Ottimo. Sì, ero molto agitato. La carta. Marta. Era quello che mi aspettavo, diciamo, piatti della tradizione, molto semplici. Mi aspettavo questo, speravo di no. C'è Silvia che ha la faccia cattivissima. La carta dei vini è di un altro ristorante. La carta dei vini, sì. Il barrico è l'altro loro ristorante, sì. Completamente diversa dal menù. Vabbè, dai, Claudio ci ha portato la tesina di laurea, cioè, non ho capito. Signori, avete deciso? Io prenderò per favore le raviole del plin e poi il coniglio. Per me, per favore, lo sformatino di nocciole. Ok. E a seguire gli gnocchi. Vitello tonnato e la guancia di vitello. Prenderò la cipolla, i taglierini. Ok. Pimpinella subito il plin, Ieri gli ho criticato il plin, stasera si mangia il plin. Sì, magari mi insegna a farli. Sento del sarcasmo. Mi è stato detto che ieri non andava bene nulla e allora volevo capire quali erano in effetti questi pilastri della tradizione, come bisognava fare le cose. Prendiamo i giovani ristoratori. Anna, arrivi del plin, sformato in nocciole. Grazie. Cipolla, sono io, grazie. E il vitello. Signori, buon appetito. Grazie. Grazie. Come si presentano questi plin allora? Piccoli. A me così piccoli non piacciono, se no li farei piccoli anch'io. Andate a sentire qualche commento in sala. Claudio,
Vitello tonnato mi sembra un impiattamento molto classico, però mi piace. Tolto l'esterno, che forse lo trovo leggermente scurino, la salsa povera. Non era bella forte, carica, l'ho trovata povera. C'è il bonus di 5 punti sul vitello tonnato. Io sono convinto che sia buono. Dal gusto questo sformatino è quasi dolce, non sembra quasi un antipasto. Era ricco di nocciole, infatti il gusto che si sentiva di più era quello delle nocciole. I primi. Troppo piccolo, tant'è che in bocca faccio fatica a sentire di che cosa è fatto il ripieno. Sicuramente sarà stato un buon ripieno, ma non si sentiva proprio. Io me ne mangio tutto. Vabbè Simone, è una gara, che c***o devi fare? Il cipolla ripiena, sì, il gusto non è male. Non mi ha entusiasmato sinceramente la cipolla. Com'era come inizio? Il classico, lo pensavo leggermente più puntiglioso. Sono d'accordissimo con Claudio. Ma sì, arrivati a questo punto della gara si sta un po' di strategia, un po' di cattiveria. Vediamo il piatto principale. La pimpinella ha preso il coniglio. Secondo me ha preso piatti che potevano metterci in difficoltà. Allora, io ci sono, voi? Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Ci siamo. Gnocchi al castelmagno. Grazie. Il coniglio. Guancia di vitello. Tagliairi. Ragù di celibro. Buona continuazione. Signori, grazie. Grazie. Mi dici cosa dicono? Non ho sentito niente ancora. La carne è un pochino asciutta, il purè ha qualche grumo. Il complesso? Bene, dai. Benino. Gli gnocchi sono morbidi e dolci. Piatto semplice. Non c'era quel qualcosa in più che avrebbe reso il piatto interessante. Tagliolini buoni ma un po' poveri di gusto, con un ragù di salsiccia doveva essere un po' più spinto, speziato, un po' più carico. I miei tagliolini fatti a mano, tagliati a mano, molto più buoni di quelli che ho mangiato da Claudio e da Silvia. Tagliolini perfetto. Guancia. Cotta molto bene, morbidissima. Ci sono dei pezzi di grasso che secondo me potevano essere eliminati. Un po' di grasso fuori che magari poteva un attimino pulire prima di presentare nel piatto. Provato grasso? Il giusto. Forse perché era già stato preso tutto da Silvia. Giusto. Guancia molto tenera, saporita, buona. Ordiniamo il dolce? Sì. Abbiamo del bunette, della panna cotta, una mousse al latte di capra con riduzione ai frutti di bosco e della torta di nocciole, e vi faccio uno zabaglione io al momento. Tutti e quattro vanno bene, li assaggiamo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Fra, prendi i frutti di bosco in frigo, per favore. No, aspetta, che capisco che c***o dobbiamo rifare. Vi chiedo scusa, colpa mia. Veloce. Ho sbagliato io. Sono io che sono agitato. Due palline. Non mi aspettavo un servizio così stressante. La panna cotta. Bunette. La mousse al latte di capra. Torta di nocciole. Perfetto. Ti ringrazio. Abbiamo fatto più casino a fare 4 dolci che a servire 40 persone, sì, hai visto? Marta. Molto molto delicata, quasi non si direbbe che è di latte di capra. Il mio dolce è il bunette, buono, nulla da dire assolutamente, era anche ben presentato. Scusa, possiamo avere il conto per favore? Sì, subito. Ti ringrazio. Zabaione? Buono. Ah, è tutto buono. Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso? 170. 180. 185. 151. Vi torno? Troppo poco. Controllatelo. Silvia, vai. Ah, 2 secondi piatti non l'ha scritti proprio. Ho sbagliato. Oh cavolo, scusate. Avevo scritto 2 ma non avevo scritto il prezzo. Con l'aggiunta dei secondi andiamo a 177. Vi torna? Sì. Non vi resta che dare il vostro voto da 0 a 10. Ristoratori, prendo i taccuini. Alla location ho dato 6 perché mi è piaciuta tantissimo la vista. La cosa che non mi è piaciuta è come è stato arredato all'interno il locale, troppi stili diversi, quasi troppa confusione. A me ho dato 4 perché quello che ho mangiato mi ha deluso. Al servizio ho dato 7 perché c'era qualche piccolo particolare che poteva essere migliorato. Al conto ho dato 6 perché è perfettamente in linea con le altre osterie della zona, quindi ho trovato che fosse giusto. Pace, natura e profumo di vino. L'osteria Il Cortile mi ha ricordato le vecchie cascine. Simone sulla tradizione non transige. E fa bene. Stavolta ho mangiato un vitello tonnato piemontese al 100%, con una salsa molto delicata. L'osteria Il Cortile conquista 70 punti ed è al primo posto a pari merito con l'Eremo della Gasprina. La sfida si fa sentire. Silvia è agguerrita e ha criticato apertamente la cucina di Simone, che dal canto suo ha sentito molto la gara lasciandosi travolgere dall'emozione. I ristoratori lasciano i vigneti e si spostano in città.
L'ultima tappa della sfida Under 30 di Lange e Roero si svolge ad Alba, nel ristorante Museum di Marta. Ristoratori, siamo di fronte al nostro quarto e ultimo ristorante, il ristorante di Marta, Museum. In che zona siamo? Centro di Alba. Centro? Assolutamente sì. Grande passaggio, bella visibilità, mi piace. Va bene, avanziamo e andiamo a vedere il ristorante perché l'ingresso è un po' più in là. Ciao, benvenuti. Ciao Marta. Prego. Come stai? Bene, voi? Marta penso che sia una persona molto preparata, la temo. Non dimenticatevi che c'è un bonus di 5 punti che io assegnerò a uno di voi dopo avervi valutato su una specialità del territorio, il vitello tonnato. Per l'ultima volta, l'ispezione e io ti andiamo a vedere le cucine. A me personalmente viene un po' di ansia. Non amo i posti sottoterra senza finestre, mi manca un po' l'aria. I soffitti sono bellissimi, si denota proprio il fatto della storia, le volte, i resti romani. Un vero e proprio museo. Bravo, un vero e proprio museo, sì. E muri vecchi, antichi, a vista, bellissimo. Cosa si mangia qui al Museum? Tradizionale e non. La parte non qual è? Magari pesce piuttosto che vegano, vegetariano. Chi si occupa della pulizia? Ammetto di non aver controllato forse così a fondo tutto e di non aver supervisionato proprio quella parte lì. Queste sono le vasche di recupero dove dentro ci sono tutti i rimasugli della griglia che regolarmente vanno pulite. Mea culpa. C'è un po' un misto di tanti materiali, l'acciaio, il rame, il legno. Avrei evitato l'acciaio, ecco. Secondo me si poteva valorizzare meglio. Questa mi sembra sia la... La salsa tonnata. La salsa del vitello tonnato? Sì. Ma la maionese non la fate voi questa? No, per evitare problemi magari delle donne incinta, in modo che l'uovo sia pastorizzato. E quindi per evitare problemi... Le uova possono essere pastorizzate anche fresche e farsi la maionese fatta in casa. Mi rendo conto che forse la spiegazione che ho dato ad Alessandro per tutelare le donne incinta non regge molto. Marta, in un posto così elegante, così bello, vi invito a fare più cose possibili fatte in casa. È un qualcosa in più da dare ai clienti. Grazie. Vado a tavola. Il ristorante Museum ha accolto i tre ristoratori in una location ricca di storia e fascino. Riuscirà Marta a conquistarli col suo menù? Ristoratori, per l'ultima volta cena insieme. Vediamo chi alla fine di questa cena sarà il miglior ristoratore under 30 di Lange e Roero. Saranno tutti super accaniti, super puntigliosi, per cui piattamenti fighi e gusto a mille. Non dimentichiamoci il bonus di 5 punti. Sul vitello tonnato. Eccomi qua, buonasera. Marta, eccoci bene. Qua. Buonasera. Vi lascio la carta dei vini e i menù. Grazie. C'è un po' di tradizione, ahimè un po' di pesce. Secondo me il pesce ad Alba si potrebbe evitare. Io non sono d'accordo per quanto riguarda il pesce perché invece secondo me ci sta. Come me, a differenza degli altri due ristoratori, propone una cucina di tradizione ma anche un po' innovativa. Marta, eccoci qua. Prego. Vitello tonnato, per favore. E a seguire gli gnocchetti. Io prendo i tagliarini e il medaglione di coniglio. Per me i ravioli del plin e la tagliata di sottofilè. Cottura? Media, grazie. Visto che voi avete preso la tradizione, io assaggerò il pesce oggi. Calamarata e ombrina. Ti ringrazio. Grazie mille. Allora, butto la calamarata. Fai le fette, però aspettiamo un attimo a impiattarlo. Eccomi qua. È tosto, può essere, può essere. Era durissima. Ho detto no, perché proprio a me. All'anima. Mi consola un po' il fatto che anche Alessandro abbia fatto fatica ad aprirla. Sovente i commensali dovrebbero farsi i fatti propri, perché sennò fanno figuracce. Vai, vai, sennò diventa una folla. Vitello tonnato, calamarata. Grazie. Tagliarin e plin. Grazie. Iniziamo dall'aspetto. Non è il classico plin, sembra un po'... Grande, piccolo, medio, più simile al tuo. Sì, piccolino. I ravioli del plin erano della dimensione che forse preferiva Simone, quindi un pelino più piccoli.
tagliarini. Bello, bel colore. Speriamo che apprezzi il ragù bianco di salsiccia di Bra. Sarà sicuramente più gustoso del tuo, che non sapeva di niente. Il nostro bonus, vitello tornato. L'impiattamento non mi piace perché mi sembra troppo semplice, non adatto a questo locale. A Silvia non piace l'impiattamento del vitello tonnato. L'ho trovato proprio brutto. Noi non facciamo 10 coperti come loro, eh? Ne facciamo il quadruplo. La gestiamo 10 coperti, ci mettiamo a fare anche le scatoline di vitello tonnato. In bocca molto meglio che alla vista, ecco. I plin. Il raviolo l'ho trovato leggermente troppo al dente o poteva essere la pasta troppo spessa. Non l'avrei accostato sul Castelmagno, ma le avrei lasciati neutri. Si perde un po' il gusto del ripieno. Se non ti piace il Castelmagno, non prenderlo. Pasta molto buona. Sì. Fatta bene, fine, si scioglie, mi piace. Ah sì, ti è piaciuto? Eh sì, perché ti sta ingozzando come un pasto. Gli piace di tagliarina, Simone. Il tagliarino migliore è il nostro, non ce n'è. Sei amante del pesce? Non no. Tanto. Però lo trovo molto morbido il pesce. Non piacendomi, il piatto mi piace. Ben saporito, armonioso, soprattutto il pomodoro non era acido. Buono. Simone, vitello tonnato. Vitello tonnato è molto buono. Avrei solo tagliato le fette un po' più fini. Va bene, aspettiamo il nostro piatto principale. Il coniglio te lo faccio io. Adesso ti do l'agnocco e quindi un po' di noccioline sopra. Belle precise, eh? Gnocchetti? Grazie mille. Lombrina? Il coniglio e la tagliata. Grazie. Signori, prego. La carne è molto buona, cotta al punto giusto. Simone. Molto, molto, molto buono. Era tenero, l'abbinamento con la salsa al formaggio era buono. Lo gnocco un po' molle. Morbido. Sì, morbido. Quasi molle in bocca, un po' fastidioso. Ma tanto qualcosa lo trovano sempre. Vito, secondo te vinciamo? Non lo so. No? No. Silvia. L'ombrina è cotta molto bene, buona, morbida, succosa. Mi piace l'attenzione verso i contorni anche. Forse Silvia ha fatto un apprezzamento. L'ho visto fare sì con la testa. Visto l'odore io passerei al dolce. Ci sono da fare 4 dolci, uno per tipo. Allora, cheesecake al tè matcha, torta di nocciole, cremoso, panna cotta. Vediamo se sono buoni. Sui dolci non possono trovare difetti. La mousse al cioccolato bianco, non sapevo di cioccolato bianco. Silvia? Percepisco solo il formaggio spalmabile che si usa per fare la cheesecake. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Dai. Dai. Vito, qua dentro per me è la pietra miliare di questo posto, è un punto di riferimento, è una certezza. Vado a portare il conto. Ecco qua. Grazie. A voi. Grazie. Quanto abbiamo speso qui da Marta? 205. Stavo per dire la stessa cosa. 200. 200 anch'io. Diciamo che lontani, lontani non siete andati. 192,50. Quello che pensavo per essere in Alba, in centro. Visto l'odore, per l'ultima volta vi chiedo di votare. E mi raccomando di tradurre in voti quello che avete detto questa sera. Vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 7 perché non amo il sottoterra, ma lei è riuscita comunque a renderlo luminoso. Un bel posto. Menù ho dato 6 perché non è necessario proporre tutto quel pesce, lasciamolo fare in Liguria. Al servizio ho dato 5 perché l'ho trovato un pochino impacciato, ora la bottigliera dura da aprire, va bene, però non si appoggia sulle gambe. Al conto ho dato 6, me lo aspettavo con dei prezzi leggermente un po' più bassi. Essere in centro città e mangiare dentro mura con resti romani ha il suo fascino. Marta e il suo compagno offrono una cucina giovane e innovativa, proprio come loro. Con 72 punti, il Museum di Marta è al momento primo in classifica. La coppia Marta Vito ha dimostrato che due giovani innamorati possono stupire in cucina e i loro piatti hanno raccolto consensi. Ristoratori, ci siamo. È arrivato il momento di scoprire la classifica provvisoria data dai vostri voti. Qui c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è dovete salire in macchina. Vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Per i 4 ristoratori di Lange e Roero è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Bene, ristoratori, ci siamo. Finalmente a questo tavolo scoprirete cosa pensa uno dell'altro. Ho visitato il paradiso enogastronomico di Lange e Roero per cercare il miglior ristorante under 30 e sono felice di aver trovato una nuova generazione di ristoratori fiera delle proprie tradizioni. Siamo stati da te, Claudio.
un giovane ristoratore che porta avanti i gusti della tradizione sotto l'occhio vigile della mamma. E la mamma non si discute. Mai. Ci siamo poi spostati nel Roero da te, Silvia, dove da brava padrona di casa porti in tavola la tradizione, con qualche azzardo nella forma e negli ingredienti. Vero? Siamo poi venuti da te, Simone, dove la tradizione non è mai in discussione, soprattutto se si parla di Plin. E infine da te, Marta, in un antico acquedotto romano. Una location suggestiva, dove la tradizione è innovata, ma sempre con rispetto. Ora è arrivato il momento di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. Inizierei da te, Silvia. Alza la coscia. Cosa leggi? 62. Com'è andata secondo te? Non mi stupisce la location. Cosa hai preso per la location? 12. Basso. Sì. Perché non ti stupisce? Perché non ho una vista sulle Langhe, perché insomma è un po' più semplice forse. Simone, quanto hai dato alla location? 5 mi sembra. Ti sembra giusto? Secondo me loro è un locale con delle grandi potenzialità in una location che non lo valorizza. Claudio, tu? Non mi ricordo se 3 o 4. 3. Per quale motivo? Il posto non è assolutamente valorizzato. Non ti accorgi neanche che è un ristorante. Il tendaggio eccessivo. Meglio delle belle tende che non aprire su una via non meravigliosa. C'è un'altra voce bassa, se non sbaglio. Conto, 15. La più severa su questo fronte sei stata tu, Marta. Sì. Quanto hai dato? 4. Brava. Quando uno utilizza un buon prodotto e lo lavora bene, non vedo perché debba farlo pagare poco. Anche se utilizziamo una materia prima costosa, essendo la nostra una gestione familiare, riusciamo a non avere i costi del personale. Questo ci permette di essere competitivi sul prezzo. Devo dire una cosa. Io al tuo conto ho dato 9, perché il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. Sono lusingato. Veniamo a te, Simone. Alza la cloche. Cosa leggi? 70. Qual è la voce che ha avuto il minor punteggio? Il menù, 16. Silvia, a te i blind di Simone non sono affatto piaciuti, vero? Io ti ho dato 4. Perché, visto il tuo essere così puntiglioso il giorno prima, tutte queste critiche, eccetera, mi aspettavo di trovare a questo punto la tradizione eseguita in maniera pazzesca. Mi aspettavo un voto basso. No, noi proponiamo una cucina semplice e tradizionale. Marta, il servizio ti è piaciuto? Il servizio mi è piaciuto, sì. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto. Sì, gli hai dato 4. Ah, ecco. No, 4, sì. Sì, non mi è piaciuto il servizio. L'ho trovato un po' assente. Me l'aspettavo. Ti aspettavi anche questo, Simone? Mi aspettavo un voto più basso sul servizio piuttosto che sul menù. Claudio, è il tuo turno. Alza la cloche. 70. Pari merito con Simone. Marta, quanto hai dato al menù di Claudio? 5, giusto? Bravo. Io ho sempre unito parte cartacea a proposta e la parte cartacea, perdonami, non mi è piaciuta assolutamente. Mi sembrava veramente poco elegante presentare 3 fogli uniti da un pezzo di plastica. A Silvia non è piaciuto la location. Ho dato 5 perché dentro era un po' kitsch. Degustico. Marta, manchi tu. Secondo te, dove sei messa? Vicino a Silvia o a metà? Vediamo se è un presentimento corretto. Alza la cloche. 72. In questo momento tu sei prima. Tu l'aspettavi? No. Pensavo che fosse andato tutto malissimo. Dopo che non sono riuscita ad aprire la bottiglia, sono andata un po' in una mia bolla. Infatti a qualcuno il tuo servizio non è piaciuto. Sai a chi? A Silvia. Quanto hai dato, Silvia? 4. In verità hai dato 5, Silvia. Ho dato 5. Hai ragione. Non si può non aprire una bottiglia. Purtroppo... No, ma al di là del fatto che potesse essere più o meno dura, cioè non l'appoggiamo sulla gamba. Non... Prossima volta mando direttamente Fabrizio. Al momento la classifica vede Marta al primo posto con 72 punti. Segue Claudio e Simone a pari merito con 70. Silvia, in questo momento sei ultima con 62 punti. C'è però il mio bonus di 5 punti. E dopo aver assaggiato il vitello tonnato proposto da ognuno di voi, quello che secondo me ritengo essere il più equilibrato per cottura della carne, per consistenza, per la salsa, per il modo in cui viene impiattato, è quello di Simone. Grazie. Complimenti. A questo punto la classifica subisce una variazione e Simone è primo con 75 punti. Ma attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione.
c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è dovete salire in macchina e io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. I ristoratori, su un banda ai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso il miglior ristorante under 30 di Lange e Roero. Sul fattore prezzo io ti ho dato un voto basso. Ma quello è ridicolo però, secondo me. Dovresti essere contento di avere un buon rapporto qualità-prezzo. Dici, madonna, questi mi danno i gamberi rossi di mozzarella e li pago poco. Bello, sono contento, sì, di bello pagarli poco. Fino a un certo punto, perché poi mi può venire il dubbio. Ma sono veramente gamberi rossi? Se li mangi e capisci qualcosa, sì. Però quando hai una buona materia prima la devi far pagare. E al menù ho dato un voto basso perché ero incazzata. Perché il giorno prima eravate stati da me e tu eri stato veramente un po' senza pietà. Cioè. Sono stato sicuramente molto puntiglioso e lo so, so di esserlo. Quando c'era una cosa che mi piaceva, io l'ho sempre detto. Ci sono state cose che non mi sono piaciute, mi sono piaciute meno. I plin erano buoni, l'unica cosa... Basta con questi plin! Il dito nella piaga. Tra i ristoratori continua il confronto, ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Il voto di Alessandro ha ribaltato il risultato finale della sfida. È Di Marta il miglior ristorante under 30 di Lange e Roero. Il bonus di 5 punti per il miglior vitello tonnato è andato all'Osteria Il Cortile. Marta, complimenti. Grazie. Il tuo è il miglior ristorante under 30 di Lange e Roero. La tua è una proposta gastronomica di tradizione che innova, ma con valore e rispetto per la tradizione. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Cosa ne farai? La lavasciugabicchieri. La lavasciugabicchieri. Questi sono tuoi. Grazie mille. Complimenti alla cucina e a tutti quanti voi. Grazie.